Mettiti comodo. Mettiti comodo e goditi il sound perfetto della tua radio preferita. Ora sei su Radio Panorama. Allora, sono passati 7 anni dal suo ultimo singolo. Nella vita, dice, non conta il successo, ma la persona che si è. E con Tu pensala come vuoi, Emanuele Corvaglia, cantautore salentino. Ciao Emanuele, come stai? Salve, buongiorno. Ciao Emanuele. Allora, tu mi raccontavi che sei di origine, hai nel sangue anche un po' della nostra Sicilia, la mamma. Esatto. Che orgoglio, esatto, sì. Che orgoglio averti qui. Primo perché hai fatto una canzone straordinaria. Penso che ci sia Grazie. Dietro anche un lavoro ad ampio respiro, un album in programma oppure sì. No. Raccontaci. Sì, decisamente. Niente, il brano è nato più o meno 3 anni fa, l'ho prodotto io insieme a un mio amico che si chiama Riccardo Benedetti Vallenari e niente, è stato tutto suonato interamente da me, prodotto da me, e invece per quanto riguarda il sound design ci ha pensato Riccardo, quindi sono molto contento del prodotto che è uscito fuori. La scrittura, abbiamo detto, ti hai fatto, insomma, ci ha messo lo zampino Marco Rettani, che è uno degli autori più importanti della musica italiana, un poeta, un produttore, uno che con le parole ci sa giocare e sa trovare la chiave giusta. Come ti sei trovato? Cosa hai imparato da lui? Cosa ho imparato da lui? Ho imparato un sacco di cose, ad esempio anche come, tra virgolette, una parola può cambiare totalmente il contesto di una canzone, dargli delle sfumature diverse. Una parola in realtà può pesare tantissimo sull'intero pezzo, sull'intero singolo. Come lavori tu nella struttura di una canzone? Prima fai la musica oppure prima il testo? Lavori con l'intro, il ritornello? Sì, ma io in realtà non ho una strategia, non sono una persona che si mette lì a tavolino e fa sì che una cosa deve funzionare in quella maniera lì. Sono molto istintivo, ecco, vado molto distinto. Se ho voglia di scrivere, scrivo. Se non sono ispirato, non scrivo. E questo si sente, ecco, perché le tue canzoni diventano così, così belle anche in radio. No, non solo, anche ascoltandole. Grazie. In privato diventano qualcosa che ti dà un'energia, sì, particolare. Intimità, una certa intimità. È vero, è vero. Bravo, bravo Emanuele. Grazie. Allora, dicevi che c'è un album in programma. Le altre canzoni, sì. Qual è il motivo principale di questo album, che ci potrai magari dire il titolo, ci puoi Ma in realtà ancora non gli ho dato un nome, perché sono tutte estremamente diverse, appunto come dicevo prima, il fatto che io scriva distinto è anche una questione di sensazione d'animo, ovvero che magari ci sono dei pezzi che sono molto più ritmati, alcuni pezzi invece sono più blues. Ho un sacco di sfumature, io ascolto tantissima musica e quindi mi faccio prendere proprio dal momento, quindi non lo so. Non lo sai. Allora, Jimi Hendrix, Bob Dylan, insomma, ascolti, esatto, questa musica. Hai ascoltato anche musica del cantautorato italiano, perché papà ti faceva ascoltare Lucio Dalla, insomma, veramente, sì, suoni Lucio la chitarra. Dalla, Lucio Battisti. Che influenze hai più direttamente da questi grandi autori, e con chi ti sei rivisto e ritrovato di più dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista dei testi? Allora, per quanto riguarda i testi, io sono, come dicevo prima, non mi ispiro a nessuno, non è che c'è qualcuno che dico io sono quello, voglio cercare di fare quello lì, perché comunque sono storie e le storie sono sempre molto personali. E di certo non voglio neanche paragonarmi a testi come Mogol o De Gregori, perché stiamo parlando di maestri, quindi assolutamente. Invece per quanto riguarda le sonorità, mi piace molto comunque il genere acustico, mi piace molto Ed Sheeran. Per quanto riguarda la chitarra elettrica, invece ho studiato tantissimo chitarra elettrica, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, insomma, John Mayer, l'ondata un po' blues che nei prossimi singoli, infatti, molto probabile uscirà che fuori, si sentirà. Uscirà fuori. Esatto. Esatto. Il brano Tu pensa come vuoi, che ascolteremo fra poco, è stato scritto in un momento di pandemia e parla di cosa?
la vogliamo ripetere. Tu pensala come vuoi, è un brano che ho scritto alla fine di 7 anni di relazione. Infatti avevo accennato anche sui social che si può dire che questo qua è... sono 7 anni in 3 minuti. Mm-hmm. E di conseguenza, ovviamente, come tutte le storie, si va avanti un po' per abitudine, quindi non sai mai cosa... Cioè, si ha un po' la paura di non riuscire a trovare una persona che sia simile a te, ecco. Tu dici in un post che la canzone, tu pensala come vuoi, è quello che hai sempre voluto essere, le tue scelte, la tua musica, il tuo suono. Assolutamente, assolutamente. E anche la tua famiglia. Che ruolo e che importanza ha la tua famiglia? Che ruolo e che importanza ha la mia famiglia? Per questo mestiere, per questo mestiere. Allora, loro mi sono sempre stati molto vicini in realtà, molto vicini. Loro, cioè, si può dire che io fin da piccolo hanno sempre visto in me questa vena, ecco, questa vena artistica. Tant'è che da piccolo, anziché andare in giro magari con le macchinine, con le figurine, avevo la cassetta, cioè il tipo la mini VHS come oggetto transizionale, quindi... Di conseguenza me lo portavo ovunque, me lo portavo anche a letto, cioè si può dire, certo, a dormire. Va bene, Emanuele, io sono così curioso di vedere anche di sentire gli effetti che fa la canzone ai nostri radioascoltatori. E prima di lasciarti, però, voglio chiederti quali sono, se c'hai in programma anche un tour, dei live, ci dai qualche data perlomeno oppure no? Allora, per quanto riguarda live, non lo so ancora, perché in realtà dovrei anche operarmi al gomito, perché ho appena scoperto di avere il tunnel cubitale, quindi di conseguenza non lo so ancora, devo un attimo capire. Io spero di suonare, ovviamente, di riprendere come 2 anni fa, si può dire, dove suonavo molto molto spesso. Intanto abbiamo la tua musica, il tuo singolo, tu pensala come vuoi. Grazie. Prima di lasciarci, tu allora dai con la tua voce, annunci la tua canzone, ti presenti e poi saluti i nostri amici di Radio Panorama. Ok, va bene, allora un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Panorama, Emanuele Corvaglia, tu pensala come vuoi, il mio nuovo singolo. Grazie ancora. Ciao Emanuele, ciao, buona fortuna, ciao. Buona musica, ciao. Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, Radio Panorama è lì con te. Le emozioni si fanno musica.